Per Radio Arenzano, io oggi sono in compagnia di un pazzo che vuole andare a Sanremo a piedi a portare un disco. Carlo Denei, autore di Striscia, tenterà di entrare nel Guinness dei primati con il concerto più lungo del mondo. Presenterà il suo CD L'ora di te e partirà alla volta di Sanremo a piedi. Mi fermerò in tutti i posti dove me lo chiedono per cantare una canzone. Comunque ribadisco che Google Map fa schifo, perché che cazzo ce la metti a fare la bicicletta se poi ci clicchi sopra e non si apre? Mettici anche il deltaplano, poi tanto non si apre. Ah, anche lei è turista. Non lo so. Questo vecchio maledetto non riesco a sorpassarlo, eh. Senta, ma lei quanti anni ha? Salve. Secondo me ognuno di noi dentro ha qualche cosa. La cosa peggiore è che magari non lo saprà mai. Io mi sono alzato nel 1997 andando via dalla Telecom, salendo sul palco. Quindi la mia casa è il palco. La felicità è una bella bestia. Come quando prendi un gol, tu, 1-0. È bruttissimo. Devi andare all'attacco e fare il pareggio. È più bello 1-1 che 0-0, soprattutto se l'1-1 lo fai te. Anche in ginocchio, cascasse il mondo, io domani alle 3 in punto sarò a Sanremo. Sanremo! Togli l'altro. Guarda davanti! Non ci si crede. Dai, dai, dai! Fottiti, mi ha detto fottiti! È la storia di un cantautore che ha fatto un CD e lo porta a Sanremo in un modo curioso. Volare!